Ciao a tutti e benvenuti nella Marvel Wow, non Now, ma Wow. Oggi abbiamo Super Spider-Man. Voi vi chiederete chi è Super Spider-Man? Beh, in questo episodio ve lo spiegherò, se ne sarò in grado. Allora, Super Spider-Man, alcuni mesi fa su Spider-Man 600 accadde l'impossibile. Il dottor Octopus morì ormai devastato da una malattia terminale e dallo scontro con la sua nemesi, l'arrampicamuri. Nel fragile corpo di Doc Ock, dottor Octopus, tuttavia non c'era più la sua mente criminale, bensì il cervello di Peter Parker. Grazie a un macchinario di sua invenzione, infatti, Otto Octavius era riuscito a scambiare propria mente nel corpo di Peter Parker e viceversa, prendendo possesso del corpo dell'uomo ragno. Tuttavia, mentre stava per morire, il suo avversario gli ricordò che da un grande potere derivano grandi responsabilità, e questo condusse questo uomo ragno evoluto sulla strada della giustizia. Quindi, il dottor Octopus, il cervello suo, è andato nel corpo di Spider-Man, Peter Parker, solo che Peter Parker oramai è morto, no? Solo che per fortuna il dottor Octopus, no, Octo Octavius, è buono, quindi salverà la gente come ha fatto il suo predecessore, diciamo, predecessore. E quindi, per fortuna, continua Spider-Man. Grazie al suo ingegno, la sua intelligenza, farà alcune cose tecnologiche, come le sue chele. Al posto di fare quelle chele del dottor Octopus, ne farà dei tipo le chele, non le chele, ma le gambe del ragno. E ecco perché si chiama Super Spider-Man, perché il ragno è voluto. E quindi per questo video è tutto, spero di essere stato bravo a spiegare e ci vediamo alla prossima.